Quindi i maggiori esponenti invece del secondo raggruppamento, quello dei cani di tipo molossoide. Abbiamo, vabbè, la cucciola possiamo anche lasciarla tranquilla così non la stressiamo. Vedete, il tipo molossoide è molto ben marcato dalla testa, la struttura comunque massiccia. La coda in questi cani veniva tagliata fino a un paio d'anni fa, quando poi per divieto ministeriale è stato deciso che non si poteva più tagliare la coda alle razze canine, per cui li vediamo adesso, si dice integri, quindi con la coda lunga.